Ben ritrovati telespettatori di Nettuno TV, ascoltatori di Radio Nettuno, già collegati con noi per questa prima edizione del telegiornale, un telegiornale che si occupa ancora una volta in apertura di Via Zamboni al numero 36. Sono arrivati alle 9, come avevano annunciato su Facebook, per pulire e sistemare, tra virgolette, la biblioteca di discipline umanistiche di Via Zamboni 36 a Bologna, occupata e poi sgomberata giovedì. Ma i circa 30 studenti del collettivo universitario autonomo hanno trovato il portone chiuso con tanto di cartello in cui l'università annuncia che oggi non sarà effettuata alcuna risistemazione della biblioteca. A quel punto gli studenti si sono spostati al numero 32 per parlare con la presidente della biblioteca, Francesca Tomasi, strappando un incontro per le 17 in cui fanno sapere: chiederemo di poter entrare in biblioteca per sistemarla e riprendere zaini e altre cose rimaste lì dopo lo sgombero. Il tutto si è svolto senza incidenti. I ragazzi non hanno tentato di entrare al 36. Le camionette delle forze dell'ordine, che nel frattempo erano arrivate in piazza Puntoni, non si sono mosse da lì. Davanti alla biblioteca era presente anche un gruppo di studenti anti-CUA che sostengono di aver avuto dall'Ateneo l'autorizzazione a pulire la biblioteca, che sarebbe stata revocata solo quando il CUA ha annunciato l'iniziativa di questa mattina. Ma in ogni caso si preannuncia una settimana caldissima sul fronte delle proteste dei collettivi. Domani alle 18 si terrà l'Assemblea Generale al 38 di Via Zamboni, la sede di Lettere, per decidere il da farsi nei giorni successivi. Sempre il CUA dice: abbiamo chiesto la mobilitazione di tutti gli Atenei d'Italia, ciascuno nel proprio territorio, per giovedì. Ognuno, spiega il CUA, farà azioni di protesta. Ma proprio sul tema protesta, questa mattina la nostra Michela Conficone ha intervistato il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che si trova a Bologna per un'altra iniziativa di cui vi andremo a parlare più avanti nel giornale. Sentiamo adesso il ministro Galletti. Un passaggio su quello che sta succedendo in questi giorni in via Zamboni, in zona universitaria. Lei cosa pensa? Io approvo la linea del rettore e anche del procuratore capo Amato. Credo che il diritto allo studio sia un valore da difendere. Gli studenti hanno il diritto di poter andare nelle biblioteche universitarie a studiare. Dico una cosa banale, ma in tante occasioni all'Università di Bologna questo diritto elementare non è assicurato, quindi assicurarlo è giusto. Poi ogni volta che ci sono le manganellate, è chiaro, non fa piacere a nessuno, neanche a me. Però sta anche a chi continua a fare quegli atti capire che è ora di smettere. Ed ora apriamo una nostra pagina in diretta con Michela Conficoni. Andiamo a collegarci con lei da Via Ferrarese, dove in questi minuti si sta tenendo una conferenza stampa. Davis, buongiorno, ci troviamo all'interno del Bar Grandi di Via Ferrarese, in piena Bolognina. Siamo in compagnia di Simona Bentivogli, del Comitato Commercianti, perché qui, come i commercianti della zona, stanno facendo una conferenza stampa per fare il punto sulla sicurezza. Abbiamo trovato in realtà dei commercianti un po' arrabbiati, nel senso che il Comune ha annunciato di aver fatto tante operazioni, a partire dall'aumento delle telecamere di sicurezza, al potenziamento dell'illuminazione e anche dei controlli, però non mi sembra che il risultato secondo voi sia efficace. No, purtroppo il risultato non è efficace. Noi oggi abbiamo detto questa conferenza stampa per ringraziare chi si è mosso e ha collaborato con noi per prendere il colpevole delle spaccate, e quindi abbiamo premiato il commissariato Bolognina Pontevecchio, perché ci hanno seguito in tutto, in collaborazione poi con le altre forze dell'ordine, però loro in modo particolare. Abbiamo fatto anche una targa per ringraziare Max, che dello di nonna Aurora, che ora non c'è più, lo daremo quindi ai familiari, per la bolognesità e per la resistenza sul territorio. Questo perché purtroppo noi sono anni che diciamo che qui ci sono difficoltà, e a oggi con gli aiuti che sono venuti, non sappiamo se perché non organizzati bene, però diciamo che telecamere, illuminazione e qualche forza dell'ordine in più messa e tolta, perché qui le mettono, le tolgono, quindi non sappiamo esattamente la presenza, non hanno raggiunto i risultati che si pensava di avere. Ora noi siamo qui appunto che diciamo che in passeggiata con noi sono venuti sia la Assessore Lepore che Priolo, per vedere com'è la situazione reale. Hanno constatato, quindi hanno toccato con mano quello che è, erano d'accordo con noi su eventuali interventi e modifiche, ci saremmo dovuti rincontrare, questo purtroppo non è accaduto. Quanto tempo fa c'è stata la passeggiata? Allora, l'ultima è stata a novembre con l'assessore Priolo, mentre con l'assessore Lepore l'abbiamo fatta in precedenza, quindi c'è la situazione non è migliorata da allora arrivare oggi. È stato anche un arresto in diretta? Sì, c'è stato anche un arresto in diretta, perché davanti a un bar c'era chi doveva essere agli arresti domiciliari, e siccome in quell'occasione la sera con noi erano usciti anche dei carabinieri, ovviamente l'hanno riconosciuto.
Avete parlato anche dell'ordinanza anti-alcol che non viene fatta rispettare. No, purtroppo l'ordinanza anti-alcol, allora noi qui dei grandi controlli non li vediamo, però possiamo capire chi fa i controlli, che poi appare appunto sui giornali, che nonostante ci siano le sanzioni nessuno le paga, e possiamo anche capire che qualcuno si possa sentire frustrato a controllare. Ciò non toglie che occorre un metodo diverso per far rispettare questa ordinanza. Quello che noi chiediamo è che ci sia la chiusura, ogni volta che qualcuno viene colto in flagrante che non rispetta la regola, di fargli fare la chiusura di un giorno del negozio, di una settimana o di un mese a seconda della gravità. Nel momento in cui andiamo a toccare le chiusure, allora forse qualche risultato l'avremo, anche perché queste sono soprattutto persone che non hanno mai niente, quindi voglio dire, non gli si va a rintracciare, non si sa bene neanche dove sono e che cosa fare. L'unico modo è fargli chiudere l'attività. L'XM24, si parla di mettere una caserma lì all'interno, comunque di sgombrare il centro sociale, a voi questo progetto convince un po' a metà? Allora, noi per tutto quello che è legalità e ordine e pulizia va tutto benissimo. L'unico nostro timore è che sicuramente l'XM24 non ha rispettato le regole, quindi è giusto che insomma vengano fatte rispettare le regole anche a loro. Quello che noi diciamo è che non vogliamo che mentre tutti si stiano a cervellare la fine che deve fare questa zona, questa struttura, quindi caserma, non caserma, che nel frattempo venga occupata. Cioè noi vogliamo che la decisione sia veloce, perché poi ci ritroveremo con un altro contenitore che per anni ci diranno ma il problema viene da lì. Ecco, noi non vogliamo questo. Allora, se è una decisione presa, che ci sia anche la soluzione. L'ultimo passaggio, state lanciando anche una serie di iniziative, facciamo una carrellata. Sì, beh, noi siamo sempre comunque propositivi, nonostante ovviamente appariamo sempre come con quelli che criticano, però diamo la critica, a volte diamo anche delle soluzioni e, come dicevo, ringraziamo anche gli atleti sportivi che portano la ribalta alla Bolognina, cioè quindi vediamo anche le cose positive della zona. Quello che noi cerchiamo di fare e che sottolineiamo è che le nostre iniziative, ovviamente le feste, credo che le conoscano tutti, quella di Halloween ovviamente è la nostra, e l'iniziativa di pagare le luminarie, adesso io dico volgarmente pagare, ma è così, le pagano i commercianti e questo purtroppo non tutti lo sanno. L'iniziativa è di coinvolgere anche le scuole, quindi vorremmo cambiare logo, mettere un logo insomma nel nostro progetto Bolognina e quindi iniziare a coinvolgere le scuole per fare un disegno, bambini quindi con premi, e faremo anche una mostra fotografica con premi in buoni spesa magari a chi vuole passeggiare per le nostre strade e si azzarda a farlo in alcuni orari. Quindi voglio dire, cerchiamo di far di tutto perché il territorio rimanga vivo, perché le caratteristiche sono belle e comunque le potenzialità ce le ha, ecco, diciamo così. Ci sarà anche una passeggiata dedicata alla pulizia? Pulizia di... Sì. Allora, il nostro progetto adesso, anche come comitato progetto Bolognina, è quello di pulire, quindi togliere le scritte e tinteggiare. Partiremo con i pali e le colonne. E sarà molto dura, dico la verità, perché come tinteggeremo ci sarà qualcuno dietro che pensa di fare arte, oppure di appoggiare i piedi contro il muro, perché anche questo è un grossissimo problema per noi e non solo, ci sono tutto di conseguenza. Cercheremo appunto sì di pulire tutto, sapendo che ovviamente i recapiti telefonici dei fogliettini attaccati per esempio ai pali in teoria dovrebbero essere multati, perché ci vogliono le autorizzazioni, ma saremo a vedere. Lasciamo andare Simona Bentivogli, l'abbiamo trattenuto un pochino di più, ma molto volentieri, perché purtroppo spesso ci troviamo a raccontare della Bolognina in modo negativo, con arresti, spaccio, eccetera. Insomma, ci sono anche delle cose belle, voi le avete sottolineate, cercate di farle. Per il momento ridiamo la linea e Davis, poi se ci sarà l'occasione richiederemo con altri ospiti. Assolutamente, grazie a Michela Conficoni, collegata con noi da Via Ferrarese in Bolognina, come avete visto e sentito. Andiamo a parlare adesso di qualità dell'aria, perché è stato un nuovo weekend oltre i limiti per le polveri sottili. È durata poco la tregua dalla cappa di smog, ad appena una settimana dai picchi di inizio febbraio. Ricorderete a Bologna la concentrazione record di 247 microgrammi per metro cubo. Le PM10 sono tornate a fare segnare rosso un po' in tutta l'Emilia-Romagna sia sabato che domenica. I valori più negativi si sono riscontrati ancora una volta tra Bologna e l'Emilia occidentale, in particolare nella giornata di ieri. Qui a Bologna ieri sono stati raggiunti 76 microgrammi per metro cubo, la solita centralina di Porta San Felice. Stesso valore di Rimini. Peggio di Bologna hanno fatto Modena con 79 microgrammi, Parma con 78, Reggio con 84 microgrammi, che è stato il valore peggiore riscontrato in regione. Ed ora ci spostiamo a parlare di multe alle biciclette. Sono più che raddoppiate le multe ai ciclisti bolognesi nel 2016, sono state 1.074 contro le 490 del 2015. I dati sono stati forniti dalla Polizia Municipale in risposta a un'interrogazione della consigliera comunale Lucia Borgonzoni della Lega Nord. Viene fuori che il maggior incremento di verbali è sull'infrazione dell'articolo 158 del Codice della Strada,
quello che in pratica sancisce il divieto di fermata e di sosta dei veicoli. In particolare nel 2016 ben 494 le multe per chi sosta sulle aree pedonali e chi parcheggia o pedala sotto il portico. Andiamo ora a parlare della visita del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti questa mattina a Cadriano di Granarolo, l'azienda Roland attiva nel settore dei cosmetici naturali. Questa mattina è stata presentata la linea ecologica ed etico-solidale Organic Way. Michela Conficoni ha intervistato il ministro Gianluca Galletti. Quella dell'economia circolare è la nuova frontiera, quella che caratterizzerà l'economia del futuro. E io credo che arrivarci prima renda l'azienda più competitiva, ma anche il territorio in cui opera quell'azienda. La contaminazione in questo senso serve a molto. La Roland è un'azienda che è già nell'economia circolare, quindi è capace di utilizzare prodotti che alla fine del percorso produttivo non sono rifiuti, ma sono a loro stessi materie prime per altre produzioni. Prima diceva che la crisi ha finito col valorizzare le aziende che hanno saputo innovarsi. Sì, le aziende, la crisi del 2008, pur nella sua drammaticità e negli effetti negativi che ha prodotto, come tutte le crisi è stata in grado di premiare le aziende che più sono state in grado durante la crisi e dopo la crisi di cogliere le opportunità innovative. E sicuramente l'economia circolare è un'opportunità innovativa molto forte. Abbiamo a questo punto un altro contributo, sempre dalla presentazione di questa mattina. Questa volta la nostra Michela Conficcone ha intervistato Luca Laganà, che della Roland è amministratore delegato. È una linea di prodotto che riassume quella che è la nostra identità, la nostra sensibilità verso l'ambiente, verso l'ecologia, verso il rispetto appunto che abbiamo verso l'ambiente in cui tutti noi viviamo. È un prodotto che viene distribuito nel canale professionale, è un po' la sintesi di tutto il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, è un prodotto che ha un posizionamento sicuramente alto sul mercato, il pubblico, il consumatore oggi è molto più attento ai propri acquisti, non acquista più istintivamente come nel periodo pre-crisi, questo sicuramente è un valore aggiunto che questa fantomatica crisi ci ha regalato, ecco, una ricaduta positiva questa, quindi il consumatore oggi acquista non solo sulla base di scelte di costo basate sul costo-beneficio del prodotto e del servizio, ma proprio premiando le aziende nelle quali si riconosce, si identifica. Non rischia di essere comunque un settore di nicchia, nel senso che comunque i prezzi sono necessariamente più alti? No, perché appunto come dicevo, oggi le persone hanno un atteggiamento più evoluto, consapevole e sereno del proprio acquisto, quindi sono disposte a pagare un differenziale di prezzo premiando appunto quella che è l'attività, i processi produttivi ecologici, quindi per consumare in maniera sostenibile. Ecco, questo differenziale è sostenuto da questa volontà. Come si possono acquistare i prodotti di questa nuova linea? Questi prodotti si trovano nei saloni professionali, quindi sono prodotti di uso professionale che sono anche rivenduti comunque al pubblico finale nei saloni di acconciatura, quindi solo e esclusivamente nel canale, nel settore dell'acconciatura. Subito pronti a tornare da Michela Conficcone, Comitato Commercianti, Progetto Bolognina, in diretta da Via Ferrarese. Sentiamo Michela. Davis, allora ancora un commerciante, si tratta di Fabio Gualanti del Comitato Commercianti. Allora con lei volevo ritornare su questa percezione che avete dell'aumento della pericolosità, insomma, che non siete in sicurezza. Che cosa sentite? Ma più che una percezione, diciamo che sono supportate da dei dati reali, cioè quando tra noi commercianti arrivano delle segnalazioni di qualche furto, qualche rapina, qualche cosa nuova rispetto a un periodo un pochino più di assestamento, ovviamente noi dobbiamo renderne partecipi anche le forze dell'ordine. È stato presentato poco tempo fa un fondo di solidarietà per i commercianti che hanno subito delle spaccate qui in Bolognina, un fondo che ha presentato Manes Bernardini insieme a Bologna, insieme all'assessore al commercio Lepore. Secondo voi funziona? Allora, noi
lo proponemmo questo fondo circa un anno fa, quando ci fu tutto il periodo delle spaccate in questo quartiere e non ne avevamo più avuto traccia. Oggi abbiamo saputo da questa informazione che sarà fatto. Va bene, il problema è capire se saremo di nuovo noi a finanziare questo fondo o se il fondo verrà da parte del Comune di Bologna. L'assegnazione dei nuovi alloggi, avete invitato il Comune a non fare lo stesso errore che venne fatto al Pilastro? Sì, esatto. Diciamo che dai dati, questo è un quartiere dove ci sono tantissime case popolari, quindi vanno scelte molto bene le assegnazioni, perché altrimenti si corre il rischio di trasformare questo quartiere in un ghetto, come è stato fatto tempo fa al Pilastro. Grazie Fabio Gualandi. Allora a questo punto, Davis, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Michela Conficoni anche per questo secondo collegamento. Dovremmo essere in grado di fare un passaggio adesso anche sul Consiglio Comunale di Bologna in piena attività. Se abbiamo il ritorno video possiamo vedere già qualche immagine dalla sala consigliare. Come vedete sta parlando Francesco Sassoni in questo momento. Andiamo a sentire uno stralcio di questo intervento. Consiglio dell'ordine del giorno in cui chiediamo come Consiglio Comunale un impegno al Sindaco e alla Giunta affinché si attivi presso il MIUR con ogni mezzo strumento politico e amministrativo al fine di sollecitare il MIUR stesso a divenire una modifica del DDG 141 del 1 aprile del 2015 entro il mese di marzo. Allora, che sia chiaro, si poteva fare degli interventi di carattere anche critici per quanto riguarda la scelta dello strumento del fondo immobiliare, però come gruppo di Forza Italia riteniamo che questo sia il momento di porci un obiettivo e cercare per quanto possibile di portare a casa il risultato. È indubbio anche in base a quanto è successo con le notizie di stampa di questi giorni che a Bologna c'è una crisi di richiesta di posti all'interno delle nostre scuole e questo strumento del fondo ad oggi è quello che sicuramente più celermente potrebbe portarci, seppur con una tempistica ulteriormente lunga fino a 5 anni, però 5 anni potrebbe portarci ci dà un'ipotesi di risoluzione sul medio-lungo periodo del problema. Da questo punto di vista abbiamo ritenuto quindi di fare un ordine del giorno assolutamente scevro da qualunque tipo di contestazione di carattere meramente politico, anche se abbiamo delle perplessità e lo dobbiamo dire comunque come gruppo sulla scelta di quello strumento che forse nel 2012 poteva sembrare più idoneo, però siamo a distanza di 5 anni e ancora nulla si è mosso, quindi probabilmente un po' di autocritica questa amministrazione dovrebbe farla. E annuncio altresì che il gruppo consigliare in comune di Forza Italia, unitamente al gruppo consigliare in regione, la persona del capogruppo Galeazzo Bignami, ha inviato un dossier al parlamentare di Forza Italia Massimo Palmizio, il quale presenterà in questi giorni un'interrogazione parlamentare direttamente al Ministero, al MIUR, per avere contezza anche da parte loro di quanto sta succedendo. Io sono convinto, noi siamo convinti, che se dovessero intervenire forme di pressione anche di carattere politico, tante dal Consiglio Comunale. Consigliere, si avvia la conclusione. Mancano ancora 3 secondi, Presidente. Scusi, magari me lo dica dopo, senza cattiveria. Quindi sia dalle parti di coloro che sono in Consiglio, ma anche dei parlamentari, dei vari gruppi qui rappresentati in Consiglio, dovessero farsi carico di sollecitare e creare una forma di pressione politica nei confronti del Ministero, molto probabilmente potremmo essere in grado di ottenere quel risultato tanto sperato, anche perché la tempistica è molto importante. Grazie Presidente. Grazie. Francesco Sassoni, Consiglio Comunale a Bologna. Cambiamo argomento, una conferma in pratica già annunciata a suo tempo, ovvero il via libera alla fusione tra il Banco Cooperativo Emiliano ed Emilbanca, che avrà effetto dal prossimo aprile. L'assenso definitivo, precisa la nota, è giunto dalle assemblee straordinarie delle due banche di credito cooperativo che hanno approvato il progetto che porterà alla nascita della più grande banca di credito cooperativo del centro-nord e di fatto la seconda a livello nazionale. Parliamo di iscrizioni scolastiche, non vogliamo essere costretti a frequentare l'unico istituto disponibile, le Bombici, con orario a tempo normale e con soluzioni di copertura pomeridiana onerose e non in continuità con la didattica. Questo è il messaggio che una quarantina di famiglie del quartiere Porto Saragozza, che si sono viste convocare per domani per assistere al sorteggio che decreterà che scuole elementari frequenteranno i loro figli. Si tratta di famiglie che appartengono allo stradario di Plesso Avogli 21 Aprile Longhena, ma a causa dell'esubero di domande pervenute sono stati esclusi in pratica dalla scuola prescelte. La cosa non è stata affatto presa bene e consideriamo molto, dicono, grave la situazione che si profila, ossia la necessità di un sorteggio tra i bambini di stradario. In gioco ci sono i
tempi di vita dei bambini, delle famiglie e della città, se si considerano, per citare solo alcuni aspetti, i problemi organizzativi delle famiglie e dei lavoratori. E quindi si chiede al sindaco e vice sindaco, Virginio Merola e Marilena Pillati, di poter avere un incontro prima del sorteggio previsto per domani. Tempo di fare il nostro break pubblicitario, ma non mancate la nostra pagina sportiva con Giacomo Bianchi a seguire. Potete immaginare quale sarà l'argomento principe, questo Bologna, che sembrava poter aver ragione della Sampdoria. Poi le cose sono andate decisamente in modo diverso. Grazie da parte mia, Filippo Patti, per la parte tecnica. Vi lascio alla pubblicità, subito dopo. Giacomo Bianchi. Ben ritrovati telespettatori di Nettuno TV, apriamo la pagina sportiva. Ieri giornata a luci ombre per lo sport bolognese, c'è delusione attorno al Bologna, non tanto per la prestazione dei ragazzi di mister Donadoni quanto per il risultato finale, sicuramente condizionato anche dalla direzione di gara. Ha parlato nel finale mister Donadoni, allora andiamo a sentire le sue parole. Chiaramente parla anche dell'arbitro e di quel calcio di rigore che di fatto ha segnato la partita, perché ha portato al pareggio e poi ha condizionato appunto il 3-1 finale. Non meritavano, insomma, meritavano che una sciocchezza, un errore clamoroso modificasse tutto quello che di buono era stato fatto. Questo che mi fa tanta rabbia, no? Bisogna anche sapere, però è chiaro che quando ti succedono 2-3 volte di fila, poi insomma siamo tutti umani e un po' di scoramento viene, no? Un po' di ti viene da pensare, ma perché deve succedere sempre in questo modo, no? Quindi è indubbio che bisogna saper reagire, bisogna saper anche avere la lucidità nei momenti in cui capitano determinate cose. Però quando le cose che ti capitano dipendono soprattutto da te, allora lì è chiaro che la lucidità che devi avere deve essere superiore, perché poi devi rimediare a qualcosa che tu hai commesso, che tu hai sbagliato, no? Quando non dipende da quello ti senti anche un po' impotente, no? Siamo partiti subito con Castaldello, che abbiamo dovuto cambiarlo pochi minuti prima di cominciare. Dopo pochi minuti di partita abbiamo perso anche Mimmo, Maietta, e quindi avevo intenzione di fare anche un altro cambio, un cambio diverso, però ero in dubbio perché c'era Verdi che era a metà, Don Sa che era così, e quindi non volevo rischiare di trovarmi poi in 10 contro 11. Alla fine anche Simone non ce la faceva più, aveva dato tutto, e quindi mi sono trovato costretto anche a fare il cambio con Federico, anche se poi i giochi ormai erano fatti, insomma. Soprattutto a me preme che io vorrei che Sadiq fosse al 100% della sua condizione, no? Vorrei che Pektovic fosse al 100% della sua condizione. Questo già mi basta. È chiaro che se chiaramente perdi qualcosa dal punto di vista, puoi anche perdere qualcosa dal punto di vista qualitativo, ma soprattutto se perdi qualcosa dal punto di vista proprio della prestazione fisica, atletica, chiaro che quello ingigantisce ancora di più magari i problemi, però io so che ci hanno provato, che ce l'hanno messa tutta, che hanno speso tutte le energie fisiche e mentali che in questo momento riescono ad esprimere, quindi tutto il resto insomma è abbastanza superfluo, perché poi non possiamo fare diversamente, no? Non puoi fare qualcosa, i ragazzi sono questi, bisogna cercare di tirar fuori il meglio di quello che riescono a dare in questo momento, e siccome ancora da qui alla fine c'è tanta strada da fare, quindi c'è bisogno di tutti. Queste le parole di mister Donadoni. In conferenza stampa non è arrivato nessun giocatore del Bologna, però ha parlato l'amministratore delegato dei rossoblù, Claudio Fenucci, ai microfoni di Francesca Bolognini. Non piace sempre commentare le direzioni degli arbitri, ma quando poi questo diventa gli errori diventano ripetuti, anche per rispetto ai giocatori che ovviamente subiscono, i tifosi che subiscono questi eventi negativi, qualcosa va detto. In questo caso ritengo, ripeto, che si possa chiedere agli arbitri maggiore attenzione e professionalità, ma questo dovrebbe essere nel loro spirito in tutte le partite. E quello che possiamo fare noi è cercare di accelerare il più possibile l'introduzione di strumenti tecnologici che evitano degli errori madornali come questo. Anche perché l'arbitro di porta, direttore, era veramente a 3 metri da Pulgar, non è possibile non vedere che quella palla non è stata toccata con la mano. Ha detto prima, penso anche a Roma c'era un rigore che era stato completamente inventato, e gli errori ci sono sempre stati nel calcio. È ovvio che se questi errori capitano con squadre che hanno
bacini di tifoseria più grandi vengono evidenziati maggiormente, ma il nostro allenatore nel tempo aveva già segnalato alcuni episodi negativi. Questo non deve essere, poi non devono mai costituire alibi, noi dobbiamo migliorare, far meglio, lavorare di più e cercare di riprendere la strada che abbiamo interrotto qualche domenica. Anche se, ripeto, l'elemento che può risultare determinante in questa cosa è il cambiamento tecnologico e l'aiuto e l'assistenza che gli arbitri devono avere in questa situazione. Domenica arriva l'Inter, che non è proprio la prima che passa, è un'altra partita difficile, di nuovo al Dall'Ara, dove le ultime due uscite sono state molto negative, proprio a livello mentale, insomma, come si fa a far un po' riprendere, no, questi ragazzi, perché immagino che anche loro proprio a livello psicologico e mentale siano abbastanza a terra. Ma credo che le sconfitte, come soprattutto quelle contro il Napoli e il Milan, un po' lasciano il segno e levano un po' di sicurezza. Bisogna riprendere certezze, continuare, ripeto, a lavorare come è stato fatto fino ad oggi e cercare di trovare qualche risultato che poi ridia fiducia. In questo momento credo che bisogna solo rimanere uniti, compatti e cercare di migliorare e correggere gli errori dove ci sono, se ci sono, ma ritengo che presto usciremo, insomma, da questa situazione di crisi. Oggi Donadoni ha concesso una giornata di riposo ai suoi giocatori, che torneranno a lavorare nella giornata di domani con un allenamento alle ore 15, in vista, come ha detto anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci, della gara contro l'Inter di domenica, che si giocherà alle 12.30. In vista della sfida già esaurita, la curva Bulgarelli e la curva San Luca, ci sarà una buona cornice di pubblico inevitabilmente per la sfida contro l'Inter. Per quanto riguarda invece la situazione, il capitolo infortuni, si è fatto male prima della partita ieri Daniele Gastaldello per un dolore al ginocchio che verrà valutato nei prossimi giorni, così come verrà valutato nei prossimi giorni anche l'infortunio a Mattia Destro, uscito alla fine del primo tempo per una distorsione alla caviglia sinistra e sostituito da Umar Sadik. Da valutare infine anche quello che riguarda Mimmo Maietta, uscito anche lui per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro, e anche per lui ci saranno i tempi di recupero comunicati nelle prossime ore dal Bologna dopo gli esami strumentali. In casa Fortitudo invece cambiamo argomento, parliamo di basket, c'è gioia e soddisfazione per la vittoria contro Mantova che permette alla Fortitudo di ottenere il 24esimo punto in classifica, il finale 80-79 con una gran prestazione di Justin Knox che chiude a 27 punti, un ottimo Mancinelli che decide la gara con 5 punti nel finale e un'ottima difesa di Davide Raucci. Ha parlato Matteo Bonicioli di cose positive ma anche delle cose che devono essere migliorate. E quindi sono contento, molto contento della vittoria. Sono meno contento, e questo l'ho detto alla squadra sia alla fine del primo tempo sia adesso, sono meno contento dell'aspetto sul quale abbiamo insistito durante tutta la settimana, che non è una cosa che si compra al supermercato. Vi ricordate quel presidente del calcio che disse quanto costava l'amalgama? Abbiamo insistito tutta la settimana, sapendo quale sarebbe stata la durezza mentale della partita, sulla necessità di avere maggiore controllo su quello che noi facciamo e di una maggiore maturità rispetto all'approccio alle partite. Perché spesso non sappiamo leggere i momenti, non sappiamo concretizzare dei vantaggi, cioè andiamo più 5 e poi dopo sbagliamo 4 volte di fila al possesso del più 7. Allora, dal punto di vista della combattività, della coesione, della condizione atletica, di un Mancinelli ritrovato, di un Justin Knox, secondo me monumentale, monumentale, perché 27 punti per un pivot sono 38-40 punti per una guardia. Quindi proseguiamo il nostro cammino, cominciato con una vittoria importante contro una squadra fortissima. Abbiamo in casa Iesi domenica prossima, però dobbiamo crescere anche in termini di maturità, perché Muratori, Pavani, Savigni, gli altri soci della società, io, non possiamo aspettare i tempi tecnici della maturazione. Quando hai la possibilità di giocare a questo livello devi anche darti un po' una mossetta. Nel finale ha parlato anche Davide Raucci, come dicevamo prima, protagonista difensivo della partita, ma ha portato anche il suo mattoncino offensivamente con 8 punti nel primo tempo. Andiamo a vedere le sue parole grazie al video di Sport Press. Ho fatto più canestro oggi che in altre partite, quello è vero. Sono contento di come ho difeso, anche se sono stato penalizzato da
con dei falli dagli arbitri, quindi diciamo che nei minuti finali, quando Amici ha messo quelle tre bombe di fila, mi sono sentito un po', diciamo, colpevole, perché non ho fatto il possibile per evitarlo. L'arrivo di Alex indubbiamente ha cambiato le gerarchie di squadra, perché abbiamo fatto 2-3 mesi senza uno straniero, senza nulla togliere a Mitia, però ecco, Alex è un giocatore che comunque ha bisogno di stare in campo 20-25 minuti, se non di più, perché è un giocatore che comunque si mette in ritmo tirando, è un gran realizzatore, come tutti i gran realizzatori ha bisogno di tirare, quindi non è neanche giusto, come non è giusto con nessuno, tirarlo fuori se dovesse sbagliare 2-3 tiri di fila. E come hai detto tu, le gerarchie sono cambiate, perché comunque io ad esempio in altre partite ho avuto meno spazio, ma perché mi rendo conto che ci sono state partite dove magari avevamo bisogno di più punti in attacco piuttosto che di una difesa su qualcuno in particolare. Quindi ho aspettato il mio momento, ho aspettato che arrivasse e ho cercato di coglierlo alla prima occasione. Per quanto riguarda invece la Virtus, dopo la sconfitta di sabato sera in casa di Treviso e la conseguente perdita della vetta della classifica, arriva una notizia discreta per le Vunere, perché Kenny Lawson si fermerà questa settimana, però probabilmente dalla settimana prossima potrebbe continuare, tornare ad allenarsi con un tutore che gli consentirebbe quindi di ridurre i tempi di recupero valutati sui 15-20 giorni. Si aspettano chiaramente novità in questo senso, però per il momento il recupero di Kenny Lawson, stando alle ultime notizie, potrebbe essere più breve di quello che invece si era pensato qualche giorno fa. Era l'ultima notizia della pagina sportiva. Io vi ricordo oggi pomeriggio l'appuntamento alle 18 con Francesca Bolognini per Nettuno Sport e per analizzare la sconfitta di ieri del Bologna, e poi questa sera alle 19:15 la seconda edizione del telegiornale. Grazie ancora e buon pomeriggio.